Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox. Non pensavo che sarei riuscita a fare questo video perché hanno cominciato a fare rumore appena mi sono seduta davanti alla telecamera, ma per fortuna è calato il buio perché sono le 5 passate, i muratori se ne sono dovuti andare, quindi c'è finalmente silenzio e io finalmente posso condividere con voi il contenuto della Degustabox. Se ancora non sapete di cosa si tratta, andate a vedere nella descrizione sotto al video in info box perché lì trovate tutte le informazioni e il codice sconto. Però io adesso vorrei subito iniziare perché ho già dato un'occhiata veloce e mi sembra che ci siano delle cose molto interessanti. Comincio subito con un prodotto che io amo tantissimo, soprattutto a colazione, ossia croissant di marca Bistefani. Non ho mai provato quelli di questa marca, ma forse li hanno fatti da poco perché sul pacco c'è l'etichetta novità. Comunque si tratta di un croissant super sfogliato con 24 ore di lievitazione naturale. È fatto con latte fresco 100% italiano e sicuramente saranno buonissimi. Si tratta di brioche vuote, quindi io potrò inserire la marmellata e la cosa sicuramente mi piacerà ancora di più. Vado avanti con il prossimo prodotto che è contenuto qui perché è un prodotto un po' più fragile. Si tratta di una confezione di passata di pomodoro, in particolare questa è fatta con pomodoro ciliegino, passata densa e corposa di marca Agromonte ed è siciliana. Questa io la utilizzo tantissimo in cucina, in realtà utilizzo anche altre marche, ma sono quei prodotti che vanno sempre bene. Poi vado avanti con un altro prodotto misterioso perché anche questo è chiuso qui. Non capisco bene cosa sia, quindi vediamo subito. Si tratta di una salsa con avocado e peperoni. La marca è questa, sinceramente io non l'avevo mai vista, quindi non vi so dire nulla, non so se abbia la consistenza della maionese o se sia magari ancora più densa, non ne ho idea. Comunque queste sono quelle cose che magari porterò sulla tavola durante le feste di Natale quando siamo tanti, perché a me sinceramente i peperoni non piacciono, quindi non credo che la mangerò, però sarà interessante comunque raccogliere opinioni su questo prodotto. Il prossimo prodotto non lo avevo assolutamente mai visto, si tratta di grissini torinesi rosa alla barbabietola. Sono dei grissini molto sottili fatti con barbabietola ed effettivamente vedete che sono completamente rosa. Sono molto curiosa di assaggiarli, la marca è Roberto Gourmet. Devo dire che mi attirano tantissimo, a me in generale piacciono i grissini e credo che mi piaceranno anche questi perché di solito a me queste cose piacciono. Vado avanti con un prodotto decisamente più classico, ma che in cucina è sempre comodo avere, ossia un pacco di spaghetti. Si tratta di spaghetti Barilla trafilati al bronzo, sono spaghettoni per la precisione, quindi quelli un po' più spessi, un po' più grossi, ma sono sicura che saranno buonissimi perché la pasta Barilla di ottima qualità, ma in generale gli spaghetti trafilati al bronzo secondo me hanno quel qualcosa in più rispetto a quelli fatti con la farina classica. Vado avanti perché non abbiamo finito. Qui c'è un prodotto goloso, una mini confezione di cioccolatini Boero. Questi sono quelli classici, però ho visto nella box che c'era un volantino in cui venivano presentate diverse tipologie di Boero presentate come novità, ossia quelli al limoncello e quelli con whisky. Considerando che io sono astemia, non mangerò né quelli classici né gli altri, però magari durante le feste di Natale qualcuno li potrà sicuramente apprezzare. Vado avanti con un altro prodotto che ancora non avevo visto, ossia questa bevanda all'avena con aggiunta di cacao. Ho visto tante bevande all'avena, però quella con il cacao sinceramente ancora non l'avevo vista. Sarà, penso, buonissima per chi apprezza le bevande di questo genere. Io non sono tanto un tipo da bevande, a dire la verità, però sono certa che qualcuno potrà comunque apprezzare. Vado avanti con un prodotto che ho apprezzato veramente tantissimo, ossia due confezioni della marca Drogheria di spezie macinate, in particolare ho zenzero macinato e poi cannella macinata. Io adoro le spezie di questo genere, non dico che le utilizzo tantissimo in cucina perché in realtà
La mia cucina è abbastanza tradizionale, non ci sono tante spezie, però la cannella la utilizzo soprattutto quando mangio lo yogurt, quando mangio il gelato oppure quando bevo il cappuccino al mattino. Di solito aggiungo un po' di cannella perché mi piace tantissimo. Invece lo zenzero lo utilizzo quando faccio i biscotti, soprattutto nel periodo delle feste di Natale. E quindi sono due prodotti, due spezie che io comunque apprezzo tanto e che utilizzo, quindi mi fa veramente piacere averle trovate nella Degustabox. Vado avanti con un prodotto che la Degustabox manda abbastanza spesso, ossia le caramelle Ricola. Queste sono alle erbe delle Alpi svizzere, l'originale. Caramelle classiche, sicuramente comode, magari da tenere in borsa perché questa confezione io la trovo veramente comodissima. E concludo con altre caramelle perché hanno mandato due pacchi di queste caramelle della marca Fruittella. In particolare sono quelle gommose che hanno le varie forme, la bottiglietta di Coca-Cola, il ciuccio, il coccodrillo, l'orsetto, quindi insomma quelle caramelle adatte se avete dei figli. Io figli non ne ho, però sono sicura che qualcuno le mangerà lo stesso. Io non sono tanto da caramelle, devo dire, mi piacciono pochissime tipologie di caramelle. Però apprezzo quelle alla Coca-Cola di questo genere, quelle classiche con la bottiglietta che hanno il gusto di Coca-Cola. Quelle mi piacciono di più, quindi perché no? Magari potrei anch'io assaggiare qualcosa. Questo era l'ultimo prodotto. Fatemi sapere nei commenti quale fra tutte le cose che abbiamo visto insieme vi attira di più o vi piace di più perché magari la comprate abbastanza spesso. Come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.